32 persone in un giorno? Hanno soddisfatto i palati di Oggi, Giuseppe. ringraziando le 232 persone che hanno scelto noi per saziare la Grandi! loro Stiamo leggendo i commenti sulla pagina Facebook di una delle nostre pizzerie da asporto preferite. voglia di buona. Cioè, io voglio proprio un sacco di bene a noi. Sì. Ciao a tutti! Eccomi qua con un nuovo video veloce e sfizioso, giusto per stare in tema. Perché oggi vado ad aprire la gift bag o mystery bag di Revolution Makeup che mi è arrivata assieme all'ordine che ho fatto dei prodotti XX Revolution. Dopo 15 giorni di viaggio in giro per l'Europa, finalmente il pacco mi è arrivato e adesso posso scoprire che cosa c'è qui dentro e man mano posso farvi video e parlarvi dei vari prodotti. So che i video mystery box sono sempre carini e sì, insomma, poi spezzano un po' la routine, quindi ho fatto l'ordine proprio apposta sul sito di Revolution per la mystery box, così da aprirla assieme a voi. Partiamo. Mi scuso per il trucco non super sofisticato, ma l'ho fatto proprio in fretta per poter fare il video. Comunque la bag è nera e dentro è piena zeppa di pluriball, infatti. Io ho già visto cosa c'era dentro. Io no. Prendo la forbice e faccio così in modo da aprire tutto e non vedere. Giuro che non guardo, giuro che non guardo. Beh, non si vede tanto bene comunque. Cioè, non si vede per niente, infatti io non ho visto niente prima. Allora non dire bugie. No, ho preso un po' di Ecco. contorni delle cose. Ok, cominciamo con questo. Un pennello stippling brush, quindi due fibre Revolution Pro. Eccolo qua in questo bellissimo contenitore di plastica. Vi ricordate quando questo era il pennello must have per tutte le amanti e gli amanti del make-up, proprio all'inizio di YouTube e dei tutorial, eccetera. Insomma, si cercava ovunque. E, però, insomma, va sempre bene per il fondotinta, per qualsiasi prodotto cremoso, liquido, per la base. È ottimo. Quindi, super primo prodotto. Ecco, tipo questo non l'avevo visto. Cioè. Ecco. Poi. Questo è il Pro Supreme Lipstick nella tonalità Venture, che sembra bellissima, perché è marroncina calda, aranciata. Lo apriamo così. Questo l'avevi visto? Non avevi visto Ho visto due niente. cose Ah, ok. e poi ho visto che c'erano altre cose, però non capivo che Ok. cosa. Bellissimo. Super bello questo. Tonalità, appunto, Venture. Dovrebbe essere matte, credo, sì, o comunque un po' cremosino, ma non lucido. Molto bello questo. Sono sempre fortunata con le box. Adesso mi capita una roba che ho già. Poi, ma c'è un sacco di roba. Il gel highlighter, wow! Questo si chiama Monumental. Questo l'avevo visto. Che figo il gel highlighter! È troppo bello aprire le mystery bag. Eccolo qua. Super jelly. Pensare che volevo sempre prendermi quello di Maybelline, ma poi non l'ho mai preso. Voilà, ho quello di Revolution.
Poi ho fatto un mini swatch, non so se si vede, però ve lo mostrerò. Grazie. Prego. Andiamo avanti. Una mini palettina! Unicorn di I Love Revolution, super carina! Pazzesca questa. L'avevo vista, ma non l'avevo vista. Cioè, avevo visto che era una mini palette. Che bella! Questa è tutta sui toni del viola rosa, poi un po' di argento, eccetera, e agli unicorni sulle cialde. Oddio, è pazzeschissima! È bellissima! Sì, sì, sì! Super bella! Sì, vieni! E poi dovrebbe esserci l'ultima cosa. Sì. La Golden Bar. Cacchio, è una super mystery box. Molto bella. Io ovviamente avevo visto anche questa perché era un po' difficile da non vedere. Cioè, non pensavo ci fossero... Cioè, tipo questa, Super, wow. È quella che sarà cioccolato, vero? No. No, non so se dovrebbe... Se, boh, non so. Forse dovrebbe sapere, ma non lo sa. Forse un pochino. In ogni caso è ispirato ovviamente a quelle di Too Faced. E questi sono i colori. Super pacchetto, eh? Che dici? Bellissimo. Sì. Un sacco di roba. Cioè, quella è grandissima. Sì, un sacco di roba. Cioè, io per curiosità ero andata a cercare in internet per vedere qualcosina, per fare una preview. Però so che sono sempre tutte diverse. E avevo visto che c'erano delle mystery bag con tre prodotti. Comunque, insomma, sono sostanziose perché sono tre prodotti regalati, ma magari una palette, che ne so, un blush, un rossetto. Invece qui abbiamo una palette grande, una piccola, un pennello, un rossetto e un jelly lighter. Cinque prodotti. Super, super, super. Sì, sono proprio tanti. Nient'altro, vero? No. Ecco. Con questo commento fuori porta. Sì. Spero abbiate apprezzato anche i commenti fuori campo. Sì, fuori porta. Però, insomma, abbiamo fatto un video simpatico. Mm-hmm. E basta. Molto carina questa. Sono tutti shimmer, sì. E ci sono dei colori super interessanti. E posso dire che anche il rossetto, molto bello, cioè è davvero nelle mie corde questo rossetto qui. Sembra un po' forse Marrakesh di MAC, un po' color cannella. Ecco, con questo non posso che salutarvi e spero che come video vi abbia fatto piacere e insomma vi abbia tenuto un po' di compagnia. C'è mia sorella qui. Ciao. Mi sto facendo ridere. Passami gli altri prodotti. Che... Sì, c'hai ragione. Esatto. No, ma questa è troppo carina. Oltretutto non l'avevo mai vista negli stand perché queste palettine di solito arrivano. E questo qui forse era della collezione natalizia perché nell'altra bag, quella che mi era arrivata con Cosmetic for Less, avevo trovato dei pennelli con questo pattern qui dorato. È troppo forte l'illuminante gelloso. Ecco, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi interessa, di cui volete insomma il video, la recensione, qualsiasi cosa.
E basta, io vi saluto e come vi ho già detto, spero che questo video veloce, simpatico e super easy, perché insomma non è assolutamente impostato, anzi ho tagliato il meno possibile e taglierò il meno possibile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Lasciatemi un like se vi va, seguitemi su tutti i social che trovate qui sotto e alla prossima. Ciao!